Benvenuti a tutti, eccoci a dare i numeri per il Como. Non è una bella giornata e arriva dopo una partita veramente con un risultato poco edificante. I numeri sono in netto calo. Luca, a memoria d'uomo, una simile sconfitta è veramente qualcosa di anche un po' anomalo. Beh, non sono quelle aree a cui i tifosi sono molto abituati, anche se è già la seconda, perché c'è stato un 5-1 anche alla Spezia, quindi in Coppa Italia. Quindi in pochi mesi, in poche settimane, mi viene da dire, è il secondo risultato molto, molto negativo. L'anno scorso c'era stato il tracollo di Benevento, ma con la scusante che avevamo giocato in 10 per buona parte della partita, e forse a memoria d'uomo si torna indietro invece a 2 anni fa, quando un'altra partita sentitissima era finita male, giusto? 4-0, Lecco Como. Ecco, qui forse è diversa perché la prova d'appello era importante, c'erano 800 tifosi al seguito, quindi aver perso praticamente una partita dopo un quarto d'ora è qualcosa che brucia. Oggi non faremo pagelle, non daremo troppi numeri, ma entreremo un pochettino nelle cause di questi mali del Como. Qui vedremo i 5 motivi per cui non c'è veramente nulla da sorridere, la salvezza sarà durissima, e 5 motivi in cui, per cui invece si può guardare con più ottimismo al proseguo del campionato. Luca, al punto numero 1, questa media punti davvero deficitaria a questo punto della stagione, 6 punti su 9 gare giocate, ma i mali vengono da lontano perché in tutto il 2002 Como su 29 partite ne ha vinte solo 6, e questo fa capire che probabilmente già dall'anno scorso ci trascinava qualche problema. E aver mantenuto comunque una certa ossatura rispetto alla stagione scorsa fa capire che la situazione potrebbe essere più preoccupante ancora di quello che sembra. Eh sì, forse il finale negativo dell'anno scorso non era soltanto rilassatezza per l'obiettivo raggiunto, forse c'era qualcosa di più profondo. Secondo punto, i gol subiti, veramente una roba clamorosa perché 19 gol presi in 9 gare con una media di 2,11 a partita è veramente qualcosa di esorbitante. Se ci mettiamo qui dentro anche i 5 gol presi in Coppa Italia, si arriva a una media gara di 2,4 gol presi a partita ed è un dato che preoccupa. La difesa è storicamente il fondamento di ogni vittoria o di ogni sconfitta, ovviamente. Certo. Quindi assolutamente un dato da raddrizzare. Anche Longo l'aveva detto subito che era una cosa da sistemare. Purtroppo finora le cose non sono andate benissimo. Terzo punto, avversaria di livello, perché purtroppo Pordenone, Crotone, Vicenza, Alessandria, che l'anno scorso non facevano punti neanche a pagarne, non ci sono più, e quindi sarà anche difficile riuscire a scalare la graduatoria. Sì, è vero, questo è vero, ma si sapeva che poteva essere un campionato un po' diverso dall'anno scorso e si sta confermando un campionato molto molto livellato verso l'alto. Quindi questo rende ancora più complicato la risalita del Como. Punto numero 4, ci sono troppi dualismi e a questo punto si stanno vedendo e anche troppe incertezze. Nessuno sa chi giocherà in difesa, nessuno sa quale sarà il centrocampo titolare. Difficile ipotizzare tra le 3 punte chi giocherà, e questo alla fine, l'abbiamo già detto da qualche puntata, potrebbe non far bene anche ai giocatori, nel senso che minare le certezze di certi giocatori diventa veramente dura. In questo momento Fabregas e Baselli a centrocampo non stanno rendendo per quello che devono rendere e i tifosi se la sono presa più che altro con loro. Sì, il problema credo anche che sia anche tattico, nel senso che ora per Longo non sarà semplice, perché lui è partito confermando l'ultimo schema, no? 4-3-1-2, visto con Guidetti. Sta lavorando su quello ormai da almeno 3 settimane, da quando è arrivato, e adesso il dubbio che può, insomma, che ci può essere, è quello se continuare, perseverare per dare, come dire, consistenza a questo 4-3-1-2, oppure
cambiare del tutto, cambiare completamente rotta. Quindi non sarà semplice nemmeno per l'allenatore, credo, adesso. Certo. Quinto punto, la lontananza di Dennis Wise, che inizia a far sentire, perché comunque, parliamoci chiare, è il personaggio chiave della società indonesiana, è colui che ha i pieni poteri, e essere lontano dalla squadra potrebbe essere un alibi anche un po' complicato da mantenere a lungo. Sì, io sono per il presidente anche un po' passionale, magari alcune volte anche un po', come dire, interventista, no? Quello che magari scende anche negli spogliatoi a ribaltare la squadra. Io credo che figure così servano. Magari è un'idea vecchia che ho, però questa, l'assenza di un personaggio carismatico, di un proprietario, di un personaggio molto ben riconoscibile dai giocatori, sia necessario, cioè a Como non c'è. Diciamocelo poi chiaramente, cioè Dennis Wise è tornato in Italia per le presentazioni di Fabregas e Henry, ma la presentazione di Longo non c'era, per esempio. Anche questi sono motivi di riflessione. Magari sono dei particolari, certo, dei dettagli, però intanto ci si attacca sempre un po' a tutto, esatto, quando le cose vanno male, ma in questo momento che stanno andando veramente a picco. Eppure ci sono anche dei momenti, dei punti per mantenere la calma e per essere ancora ottimisti. Il primissimo è sicuramente questo mini esodo dei tifosi a Modena, che ha fatto sentire il loro calore. Il pubblico è veramente in questo momento l'unica cosa da Serie A, e i tifosi secondo me hanno fatto un grosso regalo anche alla squadra Rocetta sabato, con quel allontanamento dalla curva a inizio secondo tempo, auto allontanamento, che comunque ha evitato anche ha evitato probabilmente una contestazione ancora peggiore. A memoria d'uomo ti ricordi momenti simili? Che la curva abbandonasse prima della fine della partita, così non mi viene in mente. Sono state contestazioni eccetera, ma proprio il lasciare la curva in segno di protesta non me lo ricordo onestamente. Dai, vediamo il punto numero 2 per essere ottimisti. È comunque, secondo me, è fondamentale che abbiamo una proprietà comunque solida e ambiziosa, che a gennaio, se servirà a stravolgere qualcosa, ha le capacità e la solidità economica probabilmente per cambiare anche il destino di questa squadra. Vero che mancano ancora 3 mesi, ma vero è che di solito quando una squadra è in crisi anche la società va un po' di pari passo. In questo caso diciamo che se bisognerà investire, ci auguriamo che questa società possa farlo. Beh, voglio crederlo, non sarebbe anche un danno d'immagine vedere una società che non fa niente, no, per provare a risollevare la situazione, una proprietà come quella del Como, così come dire, solida e ambiziosa, quindi sicuro che qualcosa succederà. Poi non sempre le rivoluzioni aiutano, però il tentativo va fatto. Terzo punto, per essere ottimisti, è se abbiamo detto che non ci sono più Pordenone, Crotone e via dicendo, che l'anno scorso non facevano neanche un punto, quest'anno però la classifica sotto resta veramente cortissima. Pensa soltanto che dalla 13esima alla 20esima posizione nessuno ha vinto più di 2 partite. È vero che gli avversari sono un po' più di rango, però vanno tutti abbastanza piano sul fondo, e quindi probabilmente basta qualche punto per provare a togliersi dalla situazione critica. Infatti io credo che però bisogna trovare le risorse, le forze, la determinazione, che in questo momento non è semplicissimo vedere in questa squadra, per veramente risollevarsi e risollevarsi anche bene, se questo è l'andamento lento del campionato. Quarto punto, è un punto fondamentale, anche a Modena noi abbiamo evitato di fare le pagelle perché non c'era veramente spunti per poter fare delle pagelle. Però abbiamo visto un giocatore su tutti quando è entrato in campo, Mutir Chaya. Ci continuiamo a chiedere perché Chaya resti fuori. È stato anche un po' sorprendente che comunque sabato non sia stato messo al primo del secondo tempo. Però questo giocatore veramente lo vogliamo tutti in campo dal primo minuto della prossima partita, e una ripartenza veramente come si deve può avvenire anche e soprattutto grazie a lui, e a questo ci credono veramente i tifosi. Aggiungo però anche Bellemo, no? Che torna dopo 2 mesi, ha fatto i primi minuti finalmente a Modena,
è un giocatore assolutamente da recuperare dal punto di vista della condizione, perché lui ovviamente adesso sta bene e quindi sarà fondamentale in questo centrocampo, non so se nuovo, con un nuovo assetto, questo lo vedrà a lungo, però insomma il capitano ha sempre dimostrato di essere un elemento prezioso. Ecco, il quinto punto per una salvezza possibile, secondo noi c'è un punto fondamentale. Longo sta questa settimana deve decidere, soprattutto in difesa, i titolari, perché siamo arrivati al punto che in 10 partite abbiamo visto 5 coppie diverse e questo non fa bene. Quindi ripartire da una coppia di difensori centrali titolare, ripartire da una linea difensiva di uomini prestabiliti, perché solo da lì può partire la riscossa del Como e una solidità difensiva che poi vale più di mezza squadra. L'abbiamo detto prima, la difesa sta prendendo troppi gol, poi non è sempre solo la colpa della difesa, perché c'è il filtro centrocampo, il filtro degli attaccanti, quindi la fase difensiva parte dall'area avversaria. Però è vero che ci sono stati molti, molti errori singoli, insomma qualcosa a lungo dovrà fare, ma siamo sicuri che lo sappia perfettamente. No? Ho letto anche critiche sulla difesa, però Longo cosa poteva fare se non confermare Vigorito, Solini e Odenthal, che non avevano preso gol e anche pochissimi rischi con il Perugia? No, certo. Sta andando tutto male, è veramente difficile riuscire poi a fare un'analisi concreta di quello che sta succedendo. L'unico problema è che poi a livello psicologico veramente in questo momento siamo a terra e i giocatori iniziano a giocare anche con una certa paura. Si è capito subito a Modena che quell'1-2 dei canarini poi hanno chiuso la gara dopo 15 minuti. In altri momenti probabilmente non sarebbe successo, ma ad oggi prendere dei gol così poi ti taglia veramente le gambe. Ripartiamo da sabato, giusto? Sì. Arriva un'altra squadra in crisi. Assolutamente, e che ha cambiato l'allenatore da poco, perché arriva Benevento di Fabio Cannavaro, vinceva 2-0 in casa con la Ternana, ha perso 3-2, a dimostrazione che le partite in Serie B non finiscono mai, no? Certo, tranne quella di Modena. Esatto. Grazie a tutti, forza Como e alla prossima. Ciao.